giorni ancora non abbiamo completato l'opera, di fatto c'è qualcosa di artigianale, rappresentano un unicum straordinario, tant'è che in genere l'ostacolo d'acqua nei campi da golf sono laghi, fiumi, mari. Si sono stupiti anche i rappresentanti di alcuni giornali del nord, che hanno scoperto che l'ostacolo d'acqua a Palermo è un monumento. Ci hanno dato buona stampa. E noi veramente sono felice di questo oggetto d'acqua. Felice, che accompagna, felice. È felice. Anche un po' pasquale. Più che felice. Veramente. E poi cosa abbiamo alle spalle di questa fontana? Allora noi abbiamo il nostro Monte Pellegrino, tutti amano il Monte Pellegrino. E facciamo ci legge la sua. Troverà una funzione questa. Magari un giorno lo collegheremo con una teleferica, riusciremo a farlo dove utilizzare. L'albergo Castello collegato con il golf. Sognare non è reato, ma c'è la possibilità di ampliare anche il campo un giorno. Ne abbiamo parlato con il sindaco Orlando, il quale è sempre disponibile a questo tipo di implemento cittadino, fare di sottobuche, farlo diventare un campo ancora più bello. Sono sogni nel cassetto che va con i tempi e con il. Ma sicuramente. Piano piano, passo ci sarà, passo. Ci sarà la possibilità di poterlo fare. Ah, siamo in mezzo al verde, è bellissimo. Ma che fa? Chiudiamo il microfono in queste cose. E ce l'andiamo a giocare, andiamo a giocare. Sì, chiudete tutto, oggi, per favore. Ecco, venite, ecco, chiudiamo tutto e andiamo a fare le lezioni di prova. Tutte le domeniche, all'interno di questa manifestazione che durerà ancora altre 4 giornate, sarà possibile visitare i luoghi, prendere lezioni di golf e sicuramente provare, perché provare è un tipo di sport che provoca dipendenza. Sapete perché? Rapidamente. È il passaggio tra sofferenza dell'errore e piacere, dove c'è un rischio altissimo, perché se tu sbagli al golf è come tirare un rigore, sei rovinato, cioè c'è un tipo di punteggio molto severo. Non è come al tennis che cancella un game, un set. Ma non parlare qui, del tennis che no, il ma il tennis è straordinario, anch'io ho tirato 4 pallate. Sai qual è il mio colpo migliore? A tennis avevo un colpo migliore straordinario, era il doppio fallo, lo facevo con una ripetitività infinita. E quindi, allora, questo tipo di penalizzazione severa provoca ansia, quindi gioia al momento abbiamo in cui... Abbiamo il Paolino, ma io dico, sì, è uno sport per giovani, per anziani, per gente ricca, per tutti. È lo sport più diffuso al mondo, perché ha il numero di tesserati più grande al mondo, perché lo giochi fino a 100 anni. Ci sono giocatori di 100 anni, tesserati, in quanto tesserati risulta che si tesserano con una federazione, c'è un piccolo corso da fare, per cui è sicuramente, rispetto al calcio, che ha praticanti non tesserati, sicuramente molto più, ma nel mondo, in Europa, sono 20 milioni in America, 30 milioni di golfisti, solo Palermo ancora non ha scoperto questa meraviglia. Io sono orgoglioso di prestare questo luogo a gente che è un regalo che faccio alla città, nel senso che chi comincia poi è felice, non riesce, quell'abitudine diventa una colazione a ripetere, perché è come giocare a carte, sai quando giochi a carte? Quindi diciamo che ragazzi, signori, signore, bambini, il Golf Club ha le porte aperte a Palermo. Grazie, quindi grazie. Adesso detto con una dolcezza infinita, l'atteggiamento è questo, di accoglienza. Grazie. Non abbiate paura, la gente si impaurisce. Sarà difficile, sarà per vecchi, sarà per rincoglioniti, sarà assolutamente no. Qui è semplice, la pallina è ferma. Tu sei fermo, è molto più complesso, è uno sport semplice, facile. Lo puoi giocare a qualsiasi età, gente di 70 anni comincia a giocare e gioca. Di chi sei? I golfisti! È più giovane! I golfisti se la cantano che è difficile, non è vero, è un falso mito. Io che vengo al mondo dello sport, allora il salto con l'asta che cos'è? Certo. No, la ginnastica artistica. Certo. Questo è un gesto semplice, se stai fermo la palla la pigli, poi diventare bravo diventa un po' più complesso. Quindi ma non voglio, sembra uno che deve vendere le mutande, non vendo mutande, vendo è un servizio, lo so perché ci credo. Allora ci invitiamo tutti quanti tutte le domeniche a visitare l'Eroldi, la Favorita, dedicarsi un poco alla natura, alla città, la salute, benessere, camminare. E poi visitare a piedi, anche, in bici. A piedi, anche perché è una cosa bella in bicicletta. E poi visitare Villa Eroldi. Passeggiare dentro il parco della Favorita. Ragazzi, io adesso voglio passeggiare. Che è bellissimo. Adesso ci andiamo a fare una passeggiata pure noi. Comunque. Bene, andiamo. Noi felici. Assolutamente sì. Allora. Andiamo. Okay. Basta, fermate. Passeggiamo. Ciao. Grazie.